domenica 21 luglio. Esprimo la mia e non solo la mia gratitudine nei confronti dei partecipanti, organizzatori, ospitanti. Il seminario di ieri a Cinte Tesino. In particolare ringrazio Antonietta, Giuliana, Emma Bertiglia, che o come abitanti o come persone che si trovano in vacanza in quella splendida e piccola comunità che esprime la bellezza del creato nella semplicità dell'abitare la terra. Ieri il tema era quello della giustizia. Ebbene, io credo che la giustizia deve tradursi anche nella gentilezza e nella generosità dell'accoglienza, abitando luoghi straordinariamente belli, accoglienti. Abbiamo anche visitato il tempio buddista, altra bellissima esperienza che porteremo sempre nella nostra memoria e ci impegniamo a ritornare a Cinte Tesino l'anno prossimo, in luglio. È un impegno che ci siamo presi e siamo felici di poterlo ottemperare, preparandoci fin da subito. È una nuova fase dei seminari, dell'apprendimento ecologico continuo, così si chiamerà il nuovo percorso di aggiornamento, sensibilizzazione, formazione, cura dell'anima, salvaguardia del creato, due elementi inscindibili, la cura dell'anima e la salvaguardia del creato. Ovviamente sto parlando di un'anima incorporata, inscindibilmente legata alla corporeità, alla materialità. Non c'è spirito e materia, c'è la sacralità della vita alla quale noi siamo chiamati ad attingere con gratitudine, con senso profondo della giustizia e con resistenza nei confronti delle infinite tentazioni che ci spingono a immaginare di essere padroni di questo creato. Non siamo padroni. Ma per non cadere nella tentazione, per non arrendersi di fronte alle tante suggestioni che vengono anche dalla realtà cosiddetta virtuale, da internet, il quale ci fa immaginare di essere padroni di piazze, ovviamente non concrete, immaginarie. Ebbene, noi non siamo padroni, anche se alberga in noi quell'io dispotico, il quale non cessa mai di porci di fronte agli altri con atteggiamento di diffidenza e di respingimento. Ieri abbiamo vissuto esattamente il contrario, abbiamo vissuto anche attraverso un breve passaggio di meditazione, abbiamo vissuto l'esperienza della trascendenza, che dovremmo ripetere tutti i giorni nell'ordinarietà della vita quotidiana, portare la trascendenza nella realtà del club, dedicare quell'ora e mezzo, magari un momento di sospensione, di esperienza del lasciarsi andare nell'intreccio delle relazioni nelle quali si costituisce la nostra identità evolutiva, mai fissata in una immagine, ma che fluisce con lo scorrere della vita. Resistenza sarà il tema che ci porterà al seminario del 31 agosto, un sabato, e sarà articolato attraverso i laboratori, attraverso
scuole. Mi rendo conto che siamo nel pieno dell'estate, molti saranno anche in ferie, ma qualcuno ci sarà sempre, non dobbiamo avere timore di essere in pochi. Certo, non ci isoliamo, ma dobbiamo perseverare anche in pochissimi. Anche nel tempo nel quale, giustamente, aspiriamo a una sospensione, a un riposo, a un parziale isolamento. È il Vangelo di oggi. Gesù con i suoi discepoli cerca un luogo appartato, nel quale probabilmente desidera meditare, riflettere, per sottrarsi alla pressione delle folle che lo cercano, ma le folle lo cercano comunque. E ne ebbe compassione. Questo passaggio straordinario che ho ricordato anche alla fine del seminario di ieri, e ne ebbe compassione, sentimento viscerale, profondo, radicale, che fa vibrare in noi il senso stesso della dimensione dell'amore, che è incontro, relazione, relazione di anime e corpi intrecciati in un divenire nella dinamica della vita nel creato. E ne ebbe compassione perché vedeva quelle folle come pecore senza pastore. Quell'immagine di fronte all'orrore della guerra, l'apartheid, che di fatto si sta realizzando in Israele, in Palestina, cioè il respingimento del diverso. Israele che si fa promotore di aggressioni, sì, è stato aggredito, ma ora sta esagerando oltre misura e lo sta facendo da molto tempo. Guardate che questo non è nessun giudizio nei confronti dell'ebraismo. Tutt'altro è amore profondo per i fratelli e le sorelle che vivono la loro esperienza esistenziale lungo il sentiero dell'insegnamento dell'Antico Testamento, un unico Dio, che purtroppo spesso noi forgiamo a nostra immagine e somiglianza, anziché lasciarci andare a essere immagine e somiglianza di un'unica entità, di un'unica appartenenza allo sterminato universo. Hai creato. Smettiamola di distinguere tra credenti e non credenti, smettiamola di idolatrare la parzialità delle scelte religiose o laiche. Tutto questo ha a che fare con l'idolatria. Smettiamola con l'idolatria che poi si trasforma nell'integralismo religioso, il quale plaude a Donald Trump, il quale afferma di essere voluto da Dio nella sua gara verso la presidenza. Lo vuole Dio, ancora una volta. Assistiamo alla blasfemia. Forse immagina o fa credere, ovviamente immagino che non ci creda, ma ha molto interesse a far credere, soprattutto a quei gruppi integralisti cristiani, i quali molto probabilmente sono convinti di vedere in Trump un inviato da Dio. Ma quale Dio? Il loro, ovviamente, il loro moralismo costituisce un Dio giudicante. Certo. Noi siamo chiamati ad amare tutti e tutte, anche quando si esprimono in questo modo, ma allo stesso tempo dobbiamo esprimere con nettezza un linguaggio che metta in evidenza quanto sia blasfemo quello che sta affermando
Trump e quanto sia blasfemo il modo attraverso il quale la creduloneria popolare immagina di essere di fronte a un inviato di Dio il quale promette ricchezza per tutti, respingimento, deportazione, la più grande deportazione della storia. È disarmante osservare tutto questo. Ebbene, disarmiamoci, ma usiamo la potenza della pace e della resistenza nei confronti della seduzione del potere che attrae nell'inganno delle promesse elettorali. Tutto questo accade con diversi gradi di drammaticità su tutto il pianeta. Come sempre, ripeto, Israele si sta lasciando andare al massacro. In nome di che cosa? In nome del sionismo, del sentirsi popolo superiore e inevitabilmente questo implica l'apartheid nei confronti dei palestinesi. E poi vi è l'ignavia di tutto il mondo che tace di fronte a questo, che continua a sostenere la follia di un uomo e di una cricca di potere, probabilmente, Netanyahu e la sua cricca. Netanyahu ovviamente è espressione del suo narcisismo violento e cinico. Ha molto interesse a mantenere la guerra, per non essere giudicato relativamente ai suoi atti di corruzione. Pensate un po', un uomo finisce per condizionare la sorte e il destino di milioni di persone. È sempre accaduto nel corso della storia dell'umanità. Questa, ovviamente, è una condizione che ha molto a che fare con la giustizia. Sì, perché ieri non si è concluso il percorso sulla giustizia al seminario di Cintetesina. Si è aperta una prospettiva di domande radicali e profonde che scuote la coscienza di ciascuno di noi e che ci invita a praticare la resistenza per infuturarci, per proiettarci verso un futuro all'insegna della sobrietà, della generosità, della condivisione dei beni che sono a nostra disposizione, compreso il denaro. La condivisione del denaro, non l'appropriazione, la condivisione come strumento per celebrare, onorare il bene comune. Il denaro è una misura attraverso la quale si dà valore alla scarsità delle risorse e attraverso il quale si cerca di fare un modo di vivere una vita all'insegna dell'alleggerimento dei possedimenti, della liberazione del senso di proprietà, che deriva da un'istanza psicologica radicale e profonda che rende la nostra vita profondamente paranoica, triste, angosciata, ansiosa. L'immagine della dominanza di un io che si fa Dio e che pensiamo di ospitare dentro di noi. Liberiamoci da questo falso sé, da questo falso io, da questa falsa identità che in tutti i modi cerchiamo di proteggere e impediamo in questo modo di vivere la bellezza della vita nella sua profondità poetica ed erotica, Eros. L'ho ricordato spesso, il figlio di Poros e di Penia, di ricchezza e povertà. Vedete? Gli aspiranti dittatori di questo mondo molto spesso blandiscono le folle
facendo loro immaginare che diventeranno tutti ricchi, e anche tra i poveri serpeggia la tentazione di una ricchezza agognata, che li renda simili ai ricchi che li hanno resi poveri. Ecco perché dobbiamo stare molto attenti a non fare demagogie populistiche, le quali non sanno e non vogliono introdurre la dimensione del pensiero critico tra l'ordinarietà della vita quotidiana. In quella ordinarietà si costituisce il popolo che abita i luoghi della terra e del creato, quei luoghi rispetto ai quali siamo chiamati a essere rispettosi e attenti, non padroni. Oggi va molto di moda il populismo. Le scene che abbiamo visto anche nella convention americana che ha celebrato il trionfo di Trump. Abbiamo visto immagini di gente apparentemente semplice, forse non particolarmente benestante, ma dubito che non siano anche parzialmente o pienamente benestanti, però recitano la parte del popolo grezzo, del semplicismo che accompagna la celebrazione dell'ignoranza. È tutto un trucco, è tutta una messa in scena, è una scenografia attraverso la quale si cerca di celebrare non la ricchezza che è presente nel creato, ma la povertà che è presente nell'autoreferenzialità, la quale poi finisce per essere protagonista, paranoica, di aggressività e di rabbia nei confronti del prossimo e della natura. Dobbiamo anche su questo aprire un ragionamento molto serio, profondo e radicale, perché anche i media non hanno particolarmente intenzione di andare in profondità per quanto riguarda la lettura dei fenomeni. La vulgata che oggi va di moda è quella che ci sono dei liberal salottieri ricchi, i quali hanno perso il contatto con il popolo. Poi ci sono degli epigoni del nazifascismo, di ciò che è accaduto nel secolo scorso, i quali invece sono molto attenti a costruire una relazione con il popolo. In parte le cose stanno anche così, ma ciò rispetto al quale noi dobbiamo porre un'attenzione critica relativamente a noi stessi riguarda alla rappresentazione complessiva che si costituisce attraverso questa immagine. Vi è una presunzione di conoscenza che nasce dalla frequentazione di internet, una rabbia diffusa perché è dominante l'idea e lo slogan che ci invita a essere tutti ricchi ed edonisti, ad immagine e somiglianza dei truffatori che rappresentano le cricche delle oligarchie miliardarie, le quali usano un linguaggio astutamente semplificato. Questo riguarda radicalmente il mondo dei club, i quali devono fare testimonianza di ricerca, di conoscenza, per fare in modo che si possa veramente costruire un mondo sobrio. Ci è stata donata la saggezza, l'intelligenza, la capacità critica, la razionalità, la coscienza dell'emozionalità e dei sentimenti, la consapevolezza ci è stata donata, ma noi siamo chiamati a coltivarla, oggi più che mai. E pertanto l'esperienza dell'apprendimento ecologico continuo sia un'opportunità all'interno del mondo dei club, ma soprattutto all'interno delle comunità locali alle quali i club appartengono,
Non dobbiamo avere paura di affrontare testi che sono definiti difficili. Non ci sono accademie e popolo. Ricordo che Udolin propose addirittura di costituire un'accademia. Aveva un linguaggio molto complesso. Gli si farebbe un torto dire che diceva cose semplici. Ha sempre detto cose complesse, forse con un linguaggio apparentemente semplice, ma cose molto complesse, ricche anche di contraddizioni. Ecco perché oggi, per adempiere al compito dell'apprendimento ecologico continuo nelle nostre comunità locali, abbiamo bisogno di attingere a fonti che si sono nel corso della storia dell'umanità messe in evidenza, germogliate verso una prospettiva di speranza. In particolare ringrazio la sintesi straordinaria che ha fatto Loredana Faletti ieri, una sintesi bellissima, aperta, non conclusiva, del concetto di giustizia, richiamando testi che aveva sotto le mani, richiamando anche il testo scritto nel volumetto che ha accompagnato il nostro contributo di realtà locale al congresso di Assisi. È una sintesi che vi invito ad ascoltare, così come i tanti passaggi che hanno caratterizzato il seminario di ieri. Un bellissimo seminario che ci riempie il cuore di gioia e di speranza e di entusiasmo e di passione. Anche di lotta, sì, ieri è stata anche evocata questa parola, la lotta pacifica, non violenta, critica, generosa, gentile, a volte anche aspra. Ma questo è il modo attraverso il quale gli esseri umani lottano gioiosamente in un percorso di liberazione senza limiti di tempo, con pazienza, ricercando appunto anche dei momenti di sosta, ma sempre con quell'atteggiamento che troviamo appunto nel Vangelo di oggi. Vide le folle, ne ebbe compassione, intravedeva in loro un gregge di pecore senza pastore e ne ebbe compassione. Altro concetto, altra realtà che siamo chiamati a coltivare, la compassione, la contemplazione, con cuore e spirito gentili, accoglienti, che sanno amare e che sanno tradurre la sintesi di ricchezza e povertà, cioè che sanno porsi nella dimensione di eros, nella dimensione poetica, nella quale coltiviamo grazia, bellezza e armonia. E, come ha ricordato il monaco presente al seminario che ci ha accompagnato nell'esercizio della meditazione, quell'armonia era presente al di là dei contenuti nella relazione di Loredana Faletti. La ringrazio perché è un fulgido esempio di come si deve in qualche modo comunicare le proprie passionali e sobrie convinzioni. Vedete, sono moltissimi gli argomenti che sono emersi e germogliati ieri a Cintetesino. Prepariamoci dunque a perseverare nel percorso di apprendimento ecologico continuo che fa armonia e sintesi anche di pratica e esperienza e elaborazione
nella saggezza. Buona giornata a tutte e a tutti.